Ciao a tutti, oggi vi porto una lezione di geografia e su un paese che mi sta molto a cuore, l'Australia. Come alcuni di voi sapranno, ho vissuto in Australia per diversi anni e diciamo che un pezzo del mio cuore è rimasto lì, quindi è già da diverso tempo che volevo fare questo video. Iniziamo subito. L'Australia è il sesto paese più grande del mondo ed è un'isola che è interamente situata nell'emisfero sud, a cavallo del Tropico del Capricorno. È bagnata dall'Oceano Indiano, dal Mar di Timor, dal Mar degli Alfuri, dall'Oceano Pacifico e dal Mar dei Coralli nell'ovest, mentre a sud è bagnata dalla Grande Baia Australiana e a sud-est dal Mar di Tasmania. L'Australia ha una popolazione di circa 25 milioni e il territorio è costituito da tre regioni naturali. Al centro e a ovest si estende un antichissimo tavolato, lo scudo australiano, che occupa oltre la metà del paese ed è alto in media non più di 350 metri per effetto dell'erosione. A est, a ridosso della costa, si allunga la regione montuosa orientale che raggiunge i 2228 metri con il monte Kosciusko nelle Alpi australiane. Nel centro-est, tra regione montuosa e lo scudo, si trova l'ampio basso piano formato da pianure e depressioni. Quest'area coincide grosso modo con il Gran Bacino Artesiano, caratterizzato dalla presenza nel sottosuolo di abbondanti riserve idriche e di acqua salmastra. L'ambiente australiano è però in gran parte arido. I fiumi, con l'eccezione del Murray, il suo principale affluente, Darling, hanno carattere torrentizio e rimangono in secca per lunghi periodi. E le alte temperature e le scarse precipitazioni contribuiscono all'aridità del paese, soprattutto nella parte interna in cui prevalgono deserti, steppe e vegetazione spinosa. Lungo le coste le piogge sono più abbondanti e nelle fasce orientale e sudorientale ci sono foreste, vaste foreste di eucalipti. Proprio la fascia costiera costituisce la cosiddetta Australia utile. E infatti qui, dove si sono affermate la cultura e la civiltà britannica con stili di vita che hanno influenzato l'intero paese, il clima è più favorevole, si concentrano le coltivazioni e anche la popolazione, le città principali, mentre all'interno si estende l'outback.
questa immensa regione desertica e spopolata, caratterizzata da un clima molto caldo e paesaggi sconfinati di terre e rocce rosse. L'Outback è la terra originaria degli aborigeni, e gli aborigeni, la popolazione aborigena è cresciuta negli ultimi decenni, ma anche oggi 400.000 aborigeni continuano a essere marginati e a vivere in gran parte nelle riserve. L'Australia, che è indipendente dal 1901, è rimasta legata al Commonwealth. Ancora oggi il capo dello Stato è formalmente il sovrano britannico. Il paese ha una struttura federale formato da 6 stati e 2 territori. Tra questi ultimi, uno ospita la capitale Canberra, che si trova qui. Allora, la divisione amministrativa, come dicevo, è formata da 6 stati, quindi New South Wales, detto Nuova Galles del Sud, il Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria e Western Australia. Abbiamo poi i territori, che sono il territorio della capitale australiana qui e il territorio del nord qui. Oltre alla capitale Canberra abbiamo altre città importanti, tra cui Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide e Hobart. Adesso andiamo a vedere un po' più da vicino questi stati. In New South Wales ha il fiume Murray, che è il più lungo fiume dell'Australia, e forma parte del confine tra il New South Wales e il Victoria. E qui la città più importante è Sydney. Abbiamo le Blue Mountains, una catena montuosa famosa per le loro formazioni rocciose, le gole. Questa regione ospita diverse specie di eucalipti, canguri, i wallaby, koala e tantissimi uccelli. Passando al Queensland, il fiume Fitzroy è il più lungo fiume interamente contenuto in questa regione. Abbiamo la catena montuosa Great Dividing Range, che attraversa parte dello stato con l'area di Darling Downs, che si trova in questa regione. Nel Queensland si trova la Grande Barriera Corallina, che è ricchissima di specie marine e che purtroppo però si sta sbiancando sempre di più a causa principalmente dell'attività di pesca intensiva. La regione ospita anche foreste pluviali tropicali e una grande varietà di fauna, tra cui il coccodrillo di acqua salata. E come vediamo nella cartina, poi ci sono vari animali che
popolano le diverse regioni. Il koala lo troviamo sia in New South Wales che in Victoria che in Queensland. Troviamo poi il Crimson Rosella, questi bellissimi uccelli rossi e blu. Troviamo il Carpet Python, il Platypus, l'ornitorinco, e poi la Humpback Whale, questa meravigliosa balena blu. Abbiamo poi nelle altre regioni la Green Turtle, tartaruga verde. Troviamo la Magnificent Tree Frog, la rana dell'albero. Troviamo l'Eastern Quoll, che si trova unicamente in Tasmania e che non saprei tradurre in italiano. Passando adesso al South Australia, abbiamo sempre il fiume Murray e abbiamo le Flinders Ranges, che sono una catena montuosa con paesaggi spettacolari che offre habitat molto diversificati. E abbiamo una varietà di piante resistenti alla siccità, come l'acacia. Troviamo poi il canguro rosso, uccelli, rettili e mammiferi nativi. Nel South Australia troviamo la città di Adelaide e poi una parte del deserto, come vediamo. Dimenticavo, in Queensland troviamo la città di Brisbane. E passiamo al Victoria, qua sotto. Troviamo sempre il fiume Murray, oltre che il fiume Yarra, abbiamo le Alpi australiane, che offrono paesaggi montani e aree per lo sci. Contrariamente a quanto si pensa, in Australia si può sciare. E vicino alle montagne troviamo foreste di eucalipti e una varietà di fauna, tra cui koala, wombat e anche il diavolo della Tasmania. E qui abbiamo la città di Melbourne. Ok, continuiamo con la Tasmania, che è attraversata da diversi fiumi, tra cui il Derwent, il fiume Tamar, e le montagne centrali costituiscono una catena montuosa importante sull'isola, con il monte Ossa che è il punto più alto. Abbiamo una vasta gamma di flora e fauna uniche, compresi alberi di noce di macadamia, buonissime, eucalipti, il diavolo della Tasmania, il wallaby e una varietà di uccelli endemici. E tra l'altro in Tasmania ci sono anche delle incredibili, meravigliose distese di lavanda, che mi ricordo sono proprio questi campi che sembrano estendersi per chilometri e chilometri, tutti ricoperti di lavanda. È veramente stupenda questa piccola isola.
come città abbiamo Hobart. Terminiamo con Western Australia. Qui troviamo il fiume Swan che attraversa la capitale Perth. Abbiamo le Kimberley come catena montuosa. Sono una regione molto selvaggia, qui, remota, nell'estremo nord-ovest dello stato. Anche qui abbiamo una vasta varietà di eucalipti, boschi di carri e jar, numerose specie di marsupiali come il quokka e rettili come il varano. Abbiamo poi il Northern Territory con Darwin come città principale. Il fiume Catherine è uno dei fiumi più importanti, noto per le sue gole e le sue cascate. La regione è caratterizzata da diverse catene montuose, tra cui Arnhem Land Plateau e le McDonnell Ranges. Sono molto importanti per la cultura aborigena. Abbiamo una vasta gamma di habitat, dalle foreste pluviali del Top End alle savane e ai deserti centrali. La fauna include il coccodrillo di acqua salata, il canguro rosso, il dingo e numerose specie di uccelli e rettili. E adesso, parlando un po' in generale della popolazione, la popolazione australiana è il risultato di diversi flussi migratori. All'inizio del dominio britannico, l'Australia era una colonia penale, e infatti nel 1788 la Gran Bretagna mandò nei pressi di Sydney alcune centinaia di detenuti assieme alle guardie e ai funzionari necessari a quel tipo di insediamento. In seguito arrivarono i coloni liberi, provenienti soprattutto dalle isole britanniche e dediti all'agricoltura e all'allevamento, che hanno conferito all'Australia un'impronta anglosassone tuttora evidente. Nel secondo dopoguerra e fino agli anni 70 del secolo scorso, accanto agli arrivi di britannici ci fu anche una massiccia immigrazione dall'Italia, Grecia e Spagna. Negli ultimi tre decenni l'immigrazione europea è quasi cessata, mentre il paese diventava meta di immigrati asiatici come vietnamiti, cambogiani e cinesi. Attualmente il 20% della popolazione è costituito da stranieri e poco più del 2% da aborigeni. La popolazione, come ho già detto, è pari a circa 25 milioni di abitanti. La densità media è molto bassa. Gli abitanti, gli australiani, vivono soprattutto lungo le coste, nell'Australia utile. Il tasso di urbanizzazione è molto elevato, pari al 92%. La città più popolosa è Sydney, con 4 milioni di abitanti, che rappresenta il principale centro industriale e finanziario. La seconda città è Melbourne, con circa 3 milioni e mezzo, e che fu capitale dell'Australia nei primi decenni del Novecento.
superano il milione di abitanti Brisbane, Perth e Adelaide, mentre la capitale federale Canberra supera appena i 400.000 abitanti. Per via delle loro origini recenti, tutte le città australiane hanno un aspetto molto moderno, caratterizzato da grattacieli che le fanno assomigliare alle città americane, nordamericane. Per quanto riguarda l'economia, pur essendo situata nell'emisfero meridionale, l'Australia fa parte del nord del mondo perché è un paese avanzato, con un alto reddito pro capite e un indice di sviluppo umano elevato. Il territorio australiano si è sviluppato come una tipica colonia di popolamento. La crescita economica del paese è iniziata nell'Ottocento, prima con l'allevamento delle pecore merino introdotte dal Sudafrica e lo sviluppo di una ricca produzione di lana molto richiesta dalle industrie tessili inglesi, e poi con la scoperta nel 1850 di giacimenti d'oro. Nonostante la scarsità della superficie effettivamente coltivabile, i grandi spazi hanno consentito lo sviluppo di un'agricoltura moderna e oggi il paese è uno dei più importanti esportatori mondiali di prodotti agricoli, in particolare frumento, piante industriali come canna da zucchero, cotone e tabacco. Diffusa è anche la coltivazione della vite, che ha dato luogo a una crescente produzione di vini. L'allevamento rappresenta tuttora un fattore importante e viene condotto in modo estensivo. Oltre la metà del territorio è adibito a pascolo. Abbiamo poi l'Australia dispone di un sottosuolo ricchissimo di risorse minerarie e occupa il primo posto nella produzione di bauxite, piombo, zinco, oltre a fornire grandi quantità di diamanti, oro e argento, ferro, rame, nichel, carbone. E anche l'estrazione di petrolio e carbone è notevole, soddisfa quasi completamente il fabbisogno interno. Oggi il paese si distingue per il livello avanzato della sua industria e del settore terziario, che occupa circa i tre quarti della popolazione attiva. Come ho detto, è un grosso esportatore di prodotti agricoli e minerari, ma anche di macchinari, veicoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questa era la panoramica sintetica sull'economia. Mi sono però dimenticata di menzionare Alice Springs, che si trova qui, ed è il cuore fisico dell'Australia, quasi esattamente nel centro geografico della nazione. È la città più vicina a Uluru, il più imponente e massiccio roccioso dell'outback australiano. Alice Springs ha un clima decisamente difficile da affrontare e basa il 90% della sua economia sul turismo verso Uluru, che è considerato dagli aborigeni un luogo sacro e divino. Ancora due parole sul clima. Partendo dal clima del nord, le regioni
regioni settentrionali come il Topè del territorio del nord hanno un clima tropicale con stagioni umide e secche distinte. Durante la stagione delle piogge, da novembre ad aprile, c'è un'elevata umidità e precipitazioni consistenti e le temperature sono generalmente elevate durante tutto l'anno, con medie diurne tra i 25 e i 33 gradi. Il clima del centro, l'outback è caratterizzato da ovviamente un clima desertico o semiarido e le temperature possono essere estreme, come con estati molto calde e inverni freddi durante la notte. Durante l'estate le temperature diurne possono superare i 40 gradi, mentre in inverno le notti possono essere molto fredde, con temperature intorno o sotto lo zero. E lungo le coste, quindi nelle città di Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth, Adelaide, abbiamo un clima più temperato. Le estati sono generalmente calde, con temperature medie diurne tra i 25 e i 30 gradi. Gli inverni sono più miti, con temperature medie diurne tra i 15 e i 20 gradi. Nelle regioni dell'Australia meridionale e della Tasmania abbiamo un clima più fresco, le temperature estive possono raggiungere i 35 gradi nelle zone interne, ma sono più moderate lungo le coste. E gli inverni sono freschi, con temperature medie intorno ai 10-15 gradi. E con questo io concludo. Spero che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. Se volete un approfondimento sui vari animali, fatemelo sapere, perché ci sarebbe tanto da dire. E comunque, in generale, spero che vi sia piaciuto il video. Vi auguro una buona serata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!